Sindaco tifoso, partiamo da Paolo De Maio. Oggi è giornata di gironi. Una sensazione su dove capiterà la Nocerina e poi in generale sul lavoro che è stato fatto nell'allestimento dell'organico e sul campionato e la Coppa Italia che stanno per iniziare. Ma io non ho seguito attentamente la costituzione della rosa. Sento dire di una rosa competitiva, per cui non mi preoccuperei molto del girone, considerato l'esperienza dell'anno scorso, dove noi tutti lo auspicavamo e ottenemmo questo girone laziale, con tutte difficoltà diverse dai gironi meridionali. Ricordo ai miei tempi della Lega della Serie D, insomma, i gironi pugliesi e calabresi erano molto difficoltosi, ma lo sono stati, si sono rivelati tali anche, si è rivelato tale anche quello laziale. Io credo che la cosa importante sia una rosa competitiva che possa giocarsi le sue chance in ogni girone, poi al di là dell'avversario, se la squadra è forte si vince. Sindaco tifoso, è il turno di Gennaro D'Acunzi. Oggi giornata di gironi, di sorteggio dei gironi. Sensazioni su quello che potrebbe essere il raggruppamento della Nocerina e in generale sull'organico che è stato allestito. Ma devo dire la verità, in questo momento non ho tanto tempo per seguire, però diciamo, mi informano i miei figli perché anche loro sono sul pezzo. E mi auguro che ci sia un girone favorevole per noi, ma credo che la squadra che sta allestendo la società, da quello che sento dire, è una squadra di tutto rispetto. Spero che, diciamo, oltre ad avere dei nomi, abbiamo anche gente che veramente nel campo si dedica con grande professionalità e combattono da veri molossi. L'augurio nostro è che di poter uscire da questa categoria che è la Serie D, nella quale siamo confinati da più di 10 anni, che è veramente diventato per noi troppo stretta. Speriamo bene, speriamo che questo sia l'anno giusto.